Migliaia di uccelli acquatici, e tra questi alcuni cigni reali, giungono in volo nelle lagune del Friuli Venezia Giulia dai paesi dell'Europa centrale per sfuggire ai rigori del freddo nordico. Fino a pochi anni fa, questi uccelli, rari in libertà, erano per l'Italia soltanto dei visitatori invernali e la loro area di nidificazione si estendeva a nord delle Alpi fino alle coste settentrionali d'Europa. Soltanto di recente i cigni si sono definitivamente stabiliti nelle nostre lagune, anche grazie a un preciso programma di acclimatazione e di ripopolamento effettuato con soggetti nati in cattività. Alcuni, ad esempio, provengono dal giardino pubblico di Trieste e sono stati messi in libertà in Valle Cavanata, presso Grado. Per riconoscere uno di questi nuovi ospiti, una femmina adulta che porta il nome di Titti 3, da quelli che spontaneamente arrivano in volo dal nord, si è provveduto a contrassegnarla con un apposito anello e con un leggero collare di plastica. L'ambiente lagunare, così diverso dai limpidi laghi d'Oltralpe, era stato da molti giudicato in un primo tempo inadatto ad ospitare questa specie in forma stabile. I nuovi arrivati si sono invece perfettamente acclimatati nella Valle Cavanata, dove alcune coppie hanno preso possesso di ampi territori. Un ulteriore esperimento di acclimatazione è attualmente in corso con altre specie di anatidi, ad esempio le variopinte volpoche, che pur frequentando regolarmente la laguna, solo di rado si sono qui riprodotte negli ultimi anni. Come tutti gli animali che si nutrono essenzialmente di vegetali, anche i cigni devono dedicare molte ore alla ricerca del cibo, consumando una grande quantità di piante acquatiche che possono raggiungere a profondità maggiori rispetto ad altri anatidi grazie alla lunghezza del collo. Ciò riduce considerevolmente la competizione per il cibo fra specie diverse che frequentano le medesime zone. Il territorio occupato dalla nuova coppia viene difeso dal maschio, che reagisce assumendo un caratteristico atteggiamento allo scopo di allontanare i cigni estranei dalla zona prescelta per la nidificazione. Piumaggio rappresenta un'esigenza fondamentale per tutti gli uccelli, ma diviene di importanza vitale per quelli acquatici. Le penne vengono mantenute in perfetta efficienza anche grazie a laboriose manovre che hanno lo scopo di consentire all'acqua di penetrare attraverso il piumaggio esterno, altrimenti perfettamente impermeabile. Questi uccelli, come le oche e a differenza delle anatre, sono animali monogami e fedeli, che si uniscono, salvo eccezioni, per la vita. Un complesso cerimoniale, composto da una sequenza di movimenti e atteggiamenti caratteristici e ripetitivi, prelude all'accoppiamento. Thank you.
La costruzione del nido impegna soprattutto la femmina e TT3 dedica a questa attività buona parte del suo tempo. Le uova saranno deposte su un cumulo di erbe, canne e alghe in una posizione tale da metterle al sicuro da eventuali allagamenti. Anche il maschio collabora alle operazioni di manutenzione e non di rado sostituisce la femmina durante la cova. Ricoperti da un fitto piumino, pur essendo assai legati ai genitori, dimostrano sin dalle prime ore dalla schiusa di essere in grado di spostarsi a nuoto e ricercare il cibo con grande energia. È un tipico esempio di prole precoce, a differenza di molti altri uccelli, nei quali i piccoli sono inetti, incapaci cioè di spostarsi dal nido per lunghi periodi dopo la nascita e strettamente dipendenti dai genitori per l'alimentazione. Il nutrimento è rappresentato da frammenti vegetali, semi e piccoli invertebrati. Una peculiarità del cigno reale è di favorire l'alimentazione dei piccoli e TT3 scuote deliberatamente gli steli delle alte graminacee in modo da farne cadere i semi, altrimenti per essi irraggiungibili. Il piumaggio dei giovani cigni fino a un anno di età è caratterizzato di norma da una dominante grigia. Talvolta, tuttavia, possono nascere bianchi e si tratta di una varietà cromatica abbastanza diffusa, soprattutto negli allevamenti, forse perché più ricercata da chi li acquista per scopi ornamentali. Lo sviluppo dei giovani è rapidissimo e già a 4-5 mesi di età raggiungono dimensioni paragonabili a quelle dei genitori. Alle nostre latitudini, l'inverno è in genere da ritenersi quasi sempre mite per i cigni, animali nordici e avvezzi a temperature bassissime. Il bianco piumaggio, oltre a proteggere dal caldo estivo, riduce la dispersione del calore corporeo. Il problema può essere rappresentato piuttosto dalla coltre di ghiaccio che impedisce di raggiungere i pascoli subacquei. Con la loro mole, i cigni stessi contribuiscono a ritardare la chiusura degli ultimi specchi d'acqua libera, dove anche altri uccelli acquatici, come le folaghe e i gabbiani comuni, si concentrano. Thank you.
Nella Valle Cavanata, zona umida dichiarata di valore internazionale, gli arrivi invernali sono stati più numerosi del solito, anche forse per l'effetto di richiamo esercitato dai soggetti presenti. La coppia, formata da Titti III, dopo aver allontanato i giovani dell'anno precedente, si è di nuovo qui riprodotta, anche grazie alla cura per la tutela dell'avifauna e il controllo delle nidificazioni in atto, effettuato in quest'area dal capovalle Erminio Defendi. Si può ormai affermare che la popolazione dei cigni residente e svernante è consolidata e rappresenta perciò un nuovo elemento di grande pregio, anche paesaggistico, che arricchisce il patrimonio naturale della nostra regione.